In questo video, un errore all'ultimo tentativo compromette la qualifica di Max Verstappen e Leclerc fa la pole position. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Anche la Red Bull sbaglia, in una stagione dove la squadra di Milton Keynes non ha praticamente sbagliato mai. Oggi, dopo essere finita al centro delle critiche per il caso Budget Cup, ha commesso un errore da principianti. La giornata di lavoro dei team è iniziata con la pioggia e già nelle FP3 le vetture sono scese in pista con un ritardo di mezz'ora, che non è stata recuperata per mancanza di tempo per poter preparare le qualifiche. La sessione di qualifica è iniziata senza pioggia, ma con pista bagnata, che si è andata ad asciugare via via fino a che i piloti, che hanno effettuato la Q1 e la Q2 con le gomme intermedie, hanno scelto di girare in Q3 con gomme slick. Max Verstappen, sia nel penultimo giro che nell'ultimo, aveva la possibilità di ottenere agevolmente la pole position e ipotecare così anche il successo in gara, ma ha abortito i due tentativi e domani dovrà prendere il via dall'ottava casella in griglia. Un comportamento anomalo quello di Max, che aveva fatto segnare nel primo tentativo dei parziali record ed era in vantaggio di ben 7 decimi nel T2 sul crono firmato da Leclerc, ma ha preferito abortire il tentativo nella convinzione di poter migliorare nell'ultimo, in cui sarebbe stato l'ultimo pilota a prendere la bandiera a scacchi. Ma all'ultimo tentativo Verstappen non aveva un buon tempo nel T1. Nel T2 era riuscito a recuperare e a stare a 9 decimi davanti a Leclerc, ma a poche curve dalla fine il team lo ha richiamato ai box, facendo infuriare l'olandese che via radio non si è risparmiato nel mandare a quel paese i suoi ingegneri. La Red Bull probabilmente ha calcolato male il carico di carburante sulla RB18 numero 1, che non avrebbe permesso a Verstappen di terminare il giro di rientro, anche se a Max era stato detto di dare il massimo all'ultimo tentativo. Consapevole di essere ancora una volta costretto alla rimonta, Max ha riconosciuto che ci può stare un errore da parte della squadra, come ci sono stati e ci saranno errori da parte sua, ma devono cercare di sbagliare di meno. In Belgio e in Italia, Verstappen ha annichilito la concorrenza partendo dalle retrovie per poi andare a trionfare in scioltezza, ma quello di Marina Bay non è un circuito dove si può superare agevolmente, lo scenario è diverso e la sua gara è compromessa. Charles Leclerc invece non ha deluso le aspettative e ha regalato alla Ferrari l'11ª pole position stagionale, la sua nona partenza al palo in questa stagione che è anche la 18ª della carriera. Il monegasco, che ha costruito un capolavoro con un tempo di 1 minuto 49 secondi e 412 millesimi, non ha commesso la minima sbavatura, pur prendendo molti rischi dopo aver deciso di montare le gomme slick per la Q3 come tutti. Per pochi secondi anche Carlos Sainz è stato al suo fianco, facendo sognare i tifosi una bella doppietta, ma proprio all'ultima tornata è stato Sergio Perez a piazzarsi secondo, arrivando a soli 22 millesimi dalla F1 75. Quindi la Red Bull in prima fila sarà quella del sudamericano, dato che quella dell'olandese è stata fatta rientrare ai box, vanificando le chance del campione del mondo. Ma Checco, deluso dalla mancata pole, ha promesso di dare battaglia a Leclerc. In terza posizione, quasi a sorpresa, che al contrario della FP1 dove era stato protagonista, non ha brillato nelle FP2 e nelle FP3, si è portato Lewis Hamilton a 54 millesimi dalla 104ª pole position, assaporando il gusto della grande impresa e ci ha provato con una Mercedes non straordinaria, visto che Russell non è venuto fuori dalla Q2. Il 7 volte campione del mondo potrebbe diventare una spinta per Leclerc in gara perché il passo della freccia d'argento è sempre più convincente rispetto al giro secco. Carlos Sainz alla fine è scivolato in quarta posizione con la seconda Ferrari. Lo spagnolo è convinto che se avesse avuto il tempo per un altro tentativo avrebbe fatto lui la pole, ma con un distacco di 171 millesimi è solo in seconda fila dopo un'incertezza in frenata. Tutti gli altri, Verstappen a parte, sembrano lontani dalle prestazioni delle F1 75 che potrebbero tornare in partita. Strepitosa prestazione di Fernando Alonso che al suo 350esimo GP è riuscito a portare l'Alpine al quinto posto, sfruttando tutto il potenziale della A522, dimostrando che il fondo nuovo funziona anche a Marina Bay, consolidando ancora di più il quarto posto in classifica costruttori, visto che Lando Norris con la rinnovata McLaren è rimasto indietro staccato di 6 decimi e gli aggiornamenti della sua vettura potrebbero non essere sufficienti per colmare il gap. L'Alfa Tauri ritrova i due piloti nelle prime 10 posizioni, con Pierre Gasly settimo e Yuki Tsunoda decimo,
Il francese poteva fare meglio se non fosse stato vittima di un dritto in frenata, ma nel team di Faenza sono contenti perché sembra aver ritrovato la giusta via. Ottima prestazione anche quella di Kevin Magnussen, che ha messo una Haas non molto performante al nono posto. Il primo degli esclusi dalla top 10 è George Russell, che per 6 millesimi non ha passato il taglio alla Q3. Il giovane inglese non ha trovato un buon equilibrio con la gomma intermedia, che è stata usata quasi da tutti perché la pista era asciutta, tranne che in alcuni punti molto scivolosi. Nella Q2 l'Aston Martin aveva provato a mandare in pista i due piloti con le slick nel secondo run, ma Lance Stroll, finché ha girato con le gomme intermedie, era agilmente nono e qualificato, mentre non è riuscito a mettere le rosse nella giusta finestra di temperatura, per cui ha chiuso dodicesimo, mentre Sebastian Vettel ha chiuso quattordicesimo perché nell'ultimo giro ha fatto un lungo. Guanyu Zhou si è arreso alla quindicesima piazza, senza poter estrarre il vero potenziale dalla sua Alfa Romeo, e Valtteri Bottas non passa il taglio della Q1 pagando 7 decimi all'inesperto Guanyu Zhou nei primi 18 minuti. Ancora una volta in grande difficoltà Daniel Ricciardo, con la seconda McLaren solo 17esimo. L'australiano ormai non vede l'ora di chiudere questa esperienza con la squadra di Woking, che quest'anno non gli ha dato grandi soddisfazioni. La seconda Alpine, quella di Esteban Ocon, che si è lamentato di un problema ai freni nel run decisivo e che non ha potuto cercare il limite della A522, è riuscita a stare davanti solo alle ultime due Williams. Alexander Albon si è accontentato di rifilare 6 decimi a Nicolas Latifi, inchiodato all'ultimo posto. Io vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video, ricordandovi del like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!